lascia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi, un glitch dei soldi che avevo già portato precedentemente, che stavo verificando e funziona ancora benissimo, ma purtroppo in questo caso di questo glitch funziona con l'aiuto di un amico ragazzi. Quindi allora, per fare questo glitch avete bisogno di una sessione con molte persone ragazzi, una sessione come questa. Allora, questa è una sessione con parecchie persone. Dopodiché andate al garage, è un'auto giustamente, un'auto che valga più di tutti. Io gli ho messo un colore per trovarla subito quando spawnerà, in maniera tale da non confondermi. E cosa fate? Andate nel garage, una volta andati nel garage, entrate e uscite fuori come avete appena visto e richiedete una attività di Simeon. Come state vedendo, andate in corsa, vi consiglio di farlo da queste parti che è meglio, dove lo sto facendo io. Andate in corsa, entrate nell'attività, uscite dall'attività e se la sessione sarà buona vi troverete lo spawn dell'auto, come vedete l'auto che avevo prima in fondo alla strada. Adesso ci giriamo un pochino intorno e dovrebbe essere qui intorno l'auto, eccola qui, che è quella buona per fare il glitch ragazzi. Nell'altra non ci lascerà entrare, adesso ve lo farò vedere, scusate se alcuni tratti li mando in velocità del video, però durerebbe un pochino di più rispetto a quello che state vedendo. Come state vedendo non mi lascia entrare nell'auto, quindi andiamo con questa auto che abbiamo appena diciamo testato e andiamo allo Santos Custom. Io adesso qui non l'ho modificata ragazzi, però andiamo a modificarla e non so quanti di voi se lo ricorderanno questo glitch, ma questo glitch era quello che si partiva da questa posizione che si apriva allo Santos Custom, come state vedendo e quindi passiamo a modificare quest'auto ragazzi. Dopo in seguito vi spiegherò come dovete fare, vi lascerò anche un link in descrizione del video precedente. Adesso passiamo a tutte le modifiche che possiamo mettere, tutta roba al massimo ragazzi, in maniera tale che ci renderà il più possibile. Vi faccio vedere che il glitch è attuale, mi cambio anche di divisa giusto per farvi vedere che il glitch è ancora funzionante, insomma, come state vedendo ho la tuta colorata, quindi vi rendete conto da soli che il glitch è recente, non è una ripubblicazione. Allora, quando avete modificato tutta l'auto dovrete entrare nello Santos Custom e fare un cambio di vernice e avere giustamente la missione di Simeon e mettervi in questa posizione ragazzi, dove sono io, in maniera tale che lo Santos Custom si apra. Non scegliete una macchina lenta, ma scegliete una macchina abbastanza veloce, non piate uno scaldabagno, sennò non ci rientrate coi tempi. Una volta che uscite dalla missione, cosa dovete fare? Correre di corsa verso l'auto e entrare nello Santos Custom, ragazzi. Fatelo molto in fretta, perché altrimenti avverrà la duplicazione, però solo una delle due auto sarà utilizzabile. Allora, in questo glitch c'è bisogno di un amico ragazzi che si metterà sul tetto di fronte allo Santos Custom. Nel resto del video ve lo farò vedere, in maniera tale che non despawnino le auto, insomma, nel senso che non vadano a fare in culo le auto. Allora, io ho fatto il primo passaggio e come andiamo a vedere vi faccio vedere che l'auto si è duplicata ragazzi. Allora il nostro amico sarà sul tetto qui di fronte in pratica, no? Con un elicottero che sarà messo lì e osserverà la zona dove voi state. Il vostro amico dovrà
sempre guardare la zona in cui vi trovate voi, in maniera che le auto non despawnino. Allora, come state vedendo, l'auto si è clonata, si è copiata. E che cosa andiamo a fare? Prendiamo l'auto, andiamo nello Santos Custom e mettiamo il segnalatore, ragazzi. Potete anche mettere l'assicurazione. Come state vedendo, il mio amico è in quella posizione. E mettete, dicevo, il segnalatore. Fate in modo che le auto siano sempre visibili al vostro amico, quindi mettetevi in party e ascoltatevi, insomma, nel senso che lui vi deve dire se l'auto si vede, se non si vede, insomma, altrimenti è capace che spariscano. Insomma, il vostro amico deve sempre guardare le auto. Una volta che avete messo il segnalatore, il glitch è fatto, l'auto è vostra, la potete anche mettere, come ho detto, potete anche mettere l'assicurazione senza nessun problema, come volete voi, insomma, dipende dai soldi che avete da spendere. E la mettete qui a un lato, allo Santos Custom, senza nessun problema. Questa oramai non sparirà più. L'unica che auto che corre il rischio di sparire era questa qui che stiamo usando per duplicare. Che cosa facciamo? Ci rimettiamo un'altra volta davanti alla porta dello Santos Custom, dove si apre, e avviamo la missione di Simeon, come abbiamo fatto prima. Quindi avviamo la missione, entriamo nella missione, come state vedendo, ragazzi, e usciamo dalla missione non appena ne abbiamo la possibilità. Di corsa andiamo verso l'auto, ragazzi, deve essere una cosa fatta di corsa. Andiamo verso l'auto e entriamo nello Santos Custom. Io adesso in questo passaggio l'ho fatto poco velocemente, però diciamo che mi riesce, anche se ho un intoppo nell'uscita dallo Santos Custom, però non è quello il problema, anche perché l'auto si duplicherà e diciamo avrò il mio clone, insomma, no? Adesso vi renderete conto da soli nell'uscita dello Santos Custom. Allora, se il glitch non lo fate abbastanza velocemente, vi potrebbe succedere che si bugga e dovete ripetere il glitch dall'inizio. Come state vedendo, io ho una macchina che mi intoppa perché diciamo ho fatto abbastanza velocemente il glitch, però non sono stato proprio così veloce, ma l'auto si è duplicata comunque perché sono riuscito ad entrare nello Santos Custom. Adesso vi faccio vedere che qui nella zona c'è l'auto, ragazzi. Il vostro amico in alto serve per vedere dove sono i respawn delle auto, per potervi dire dove sta l'auto in pratica, ragazzi. Allora, a me, come vi ho detto, non si è duplicata l'auto perché giustamente ho avuto quell'intoppo, quindi vado a ripetere il glitch, vado di corsa verso l'auto e dentro nello Santos Custom molto velocemente, ragazzi. In questo caso ho fatto il tutto abbastanza velocemente e quindi l'auto la troverò duplicata fuori. Una volta dentro basterà fare un cambio di vernice per duplicare l'auto, come state vedendo. Io faccio solo un cambio di vernice o riparo l'auto se è necessario, e comunque faccio un cambio di vernice, ragazzi. Il cambio di vernice fatelo sempre ogni volta che entrate nello Santos Custom. Adesso io sono fuori dallo Santos Custom. Come vi ricordate, nel glitch in precedenza le auto apparivano, diciamo, qui davanti, invece adesso spawnano un po' dove cazzo gli pare, raga. È un po' così sto glitch, però è ancora funzionante. Come avete visto, l'auto viola è spawnata qui dietro, ragazzi, che era quella con cui io sono entrato nello Santos Custom. Quindi che cosa dovremmo fare dopo che avremo messo l'auto in posizione che il nostro amico la veda? Andiamo nello Santos Custom, mettiamo il segnalatore, ragazzi, e il gioco è fatto. Non c'è nient'altro da fare, penso che sia detto tutto, insomma. Io non ho altro da aggiungere, ragazzi. Spero che possiate usare questo glitch. So che questo glitch non è un granché, non c'ha il bypass dei, non potete vendere le auto una dietro l'altra, però comunque sia potete fare qualche soldino anche con questo glitch. Ragazzi, questo è il massimo che sono riuscito a portarvi, quindi spero di potervi
essere stato di aiuto con questo glitch, e quindi nulla. Una volta fatto il tutto, che cosa dovete fare, ragazzi? Andate a ripetere il glitch, il passaggio, come vi ho spiegato finora. Vi rimettete in posizione che la porta si apra e andate a ripetere il glitch. Entrate nella missione. Una volta nella missione, uscite in fretta dalla missione, come abbiamo visto finora. Ve lo sto lasciando in versione integrale, ragazzi, potrei mandarlo in velocità, però ve lo lascio in versione integrale in maniera tale che possiate capire bene. Andiamo di corsa verso l'auto, giriamo l'inquadratura, andiamo di corsa verso l'auto, entriamo nello Santos Custom, facciamo un cambio di vernice e fuori avremo l'auto duplicata, ragazzi. Niente di più semplice. Ogni volta ricordatevi semplicemente di lasciare le auto, l'auto che usate per duplicare, in un posto dove il vostro amico da sul tetto la possa vedere, altrimenti l'auto despawnerà, perderete l'auto e non potrete più fare il glitch perché nell'altra avete messo il segnalatore, ragazzi. Quindi, detto questo, io vi saluto. Per questo glitch è tutto. Un saluto da Maxi e al prossimo video.